esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, passo laterale più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Prossimo esercizio, squat più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non spostare il peso del corpo sulle punte. Per massimizzare l'efficacia dell'esercizio, la spinta deve essere concentrata sui talloni. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più slanci posteriori. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stacchi. 3, 2, 1, via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, squat più a fondo posteriore. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sumo squat ad una gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi a terra. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno.
tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stacco ad una gamba. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il piede a terra nella fase di discesa per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata, tienila sempre in linea con la schiena. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, passo laterale e squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stacchi ad una gamba più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Esercizio. Slanci posteriori in piedi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori pulsati. Tre, due, uno, via. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori posizione a triangolo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba, tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori ai carponi a 90 gradi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori ai carponi, gamba distesa. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi.
fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino pulsato. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Tieni i piedi sempre ben saldi al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.
3, 2, 1, via! Prossimo esercizio, stretching glutei. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. Via! Non ruotare le spalle, per aiutarti guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching glutei. Via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.